Gabriele, intanto come sta Cristina? Niente. Cristina clinicamente sta benissimo, veramente. Come ho sempre detto, cioè, se ripensa a dove sarà partiti e vederla oggi è già il terzo miracolo che succede, perché è così. Però è anche vero che lei ha tanto da recuperare a livello fisico e a livello mentale. Gabriele Succi è il marito di Cristina Rosi, la giovane madre aretina che nel luglio del 2020 fu colta da un arresto cardiaco all'ottavo mese di gravidanza. Il giorno quando è successo il 23 luglio 2020, sì, lì proprio dopo il 31 gennaio, quando gli successe che è andata in coma un'altra volta per altri motivi, è stata portata all'urgenza a Pontedera e anche lì, sono sincero, me lo dissero proprio chiaro e tondo che non sapevo se passava la notte. Sia lei che la bimba, Caterina, subirono gravi danni cerebrali. Dopo il primo momento in cui alla famiglia non erano state date speranze, Cristina, grazie ad una raccolta fondi a cui hanno contribuito tanti cittadini, venne portata in una clinica a Zirle, in Austria, dove aveva anche recuperato la parola. Forza, forza, Dante, Dante, Dante. Cioè, a livello neurologico ha fatto tanti miglioramenti. Lei ora è proprio sveglia, si fa capire a suo modo, però lei è molto sveglia, molto attiva, lei conosce chi c'ha davanti, saluta a suo modo, ride, queste cose qui ce l'ha. Sarà stato un momento, noi ricordiamo questa chiamata verso la mamma, questo nome mamma, in cui Cristina era quasi tornata a parlare. Sì, lei ha passato, è vero, ha passato un momento a Innsbruck, mi sembra, se non sbaglio, metà luglio, parlava, ripeteva quello che dicevi, cantava le canzoni dei Nannini. E ora, niente, ha riperso questo parlare, secondo loro è una cosa normale, uno step, diciamo, no? Che però dice che lei prima o poi parlerà, speriamo, speriamo. Da qualche giorno è tornata in Italia e si trova ricoverata presso il centro di riabilitazione a Montevarchi, presso l'ospedale della Gruccia, dove la donna di 38 anni seguirà un programma di recupero cognitivo e motorio. Gabriele, e questi mesi come sono stati per te? No, solo per me, anche per la mia suocera. Io sono stato su, avanti e indietro, ma la mia suocera è stata più di me su, perché anch'io ho il lavoro qua. E c'ho il lavoro e c'ho la bambina, perché la bambina è le stesse condizioni della mamma e è dura, non è facile. E per fortuna trovo, cioè, colgo l'occasione perché c'è tante persone che mi danno mano, proprio perché sennò veramente, cioè, io non sapevo come fare, cioè noi non sapevamo come fare. Economica perché la Cristina sennò non poteva fare quello che ha fatto a Innsbruck, perché come tutti sapete è lassù costa, di qualsiasi cosa fai costa. E dopo, soprattutto anche a livello fisico, diciamo così, con la bambina, con noi in casa, abbiamo tante persone che ci danno a mano tuttora, tante tante. La speranza è di riportarla a casa. Sì, no, la speranza, la Cristina non so quando, ma lei tornerà a casa sicuramente, sicuramente. Ora stiamo valutando di spostarla un'altra volta, pian pianino. Si riesce ad avvicinarla ancora di più, questo centro ragazzi. Accanto a Gabriele, la mamma di Cristina, Mirella, che non l'ha mai mollata, e ora la speranza di poterle far incontrare il prima possibile la piccola Caterina. Stiamo dietro a vedere un po' se ci riesce a portargliela. Sì, ora bisogna vedere un po' Cristina Montevarchi, lei ora è la Gruccia Montevarchi, perché loro non sono tanto. Bisogna vedere un po' Cristina com'è a livello di emozioni, queste cose qua. Perché c'è il caso che mi faccia anche peggio che meglio. Secondo i medici, vedere la bimba sarebbe, diciamo, così, un picco emozionale troppo forte per Cristina. Ora come ora non si sbilanciano, non lo sanno, perché ripeto, Cristina l'hanno presa ora, sono 4 giorni e non la conoscono bene, bisogna che la prima la inquadri, no? Si è fatto vedere tanto video, si fa vedere video tuttora, in videochiamate, quando la vede gli manda baci, quello sì.